parte oggi un nuovo programma, un programma di informazione che parlerà ovviamente di bagheria, partendo dal passato per arrivare poi al futuro, cercando di capire quali sono le aspettative per rilanciare questa città. Che bagheria lascia al nuovo sindaco, fermo restando che almeno dalle voci che circolano lei non sarà più candidato? Il nuovo sindaco potrà inaugurare il fine lavori della scuola Gramsci, che è ferma da 11 anni, e dello svincolo di bagheria.